primi mesi di vita, il bambino scopre la realtà che lo circonda. Gli stimoli che riceve lo aiutano a sviluppare al meglio le sue potenzialità, allenando i sensi e ampliando abilità e conoscenze. Ripetizioni di gesti e semplici azioni che vedono il nostro bambino piccolo giocare con la sua voce, con gorgheggi e vocalizzi. Giocare con le manine muovendole, mordicchiandole e con i piedini toccandoli e portandoli alla bocca. Attraverso le prime interazioni con la mamma, il bambino esplora il proprio corpo e in seguito scopre gli oggetti, li studia e impara ad afferrarli. Queste attività risultano molto piacevoli per il bambino piccolo, che mostra il suo gradimento sorridendo. La presenza dei genitori in questi momenti è fondamentale. Si crea così un'interazione fatta di sguardi, voce e sorrisi. La mamma fa un piccolo gesto e il bimbo risponde con un gran sorriso, che a sua volta dà il via al sorriso, a parole affettuose e all'incoraggiamento della mamma. La relazione con i genitori e l'esplorazione della realtà servono al bambino per acquisire nuove abilità cognitive, sociali e affettive. Il compito del genitore è offrire stimoli adeguati. Attenzione, senza anticipare le tappe, ma lasciandolo libero di sperimentare. Intorno al terzo mese di vita si possono elaborare diverse emozioni nel bambino piccolo, nel momento in cui la mamma si copre il viso con le mani e pronuncia cucù, poi le sposta e sorride dicendo settete. Per il neonato esiste solo ciò che vede. Se un oggetto o una persona spariscono dal suo sguardo, non esistono più. Il cucù settete rassicura il piccolo e gli permette di sperimentare che una persona, che non è più nel suo campo visivo, non svanisce nel nulla, ma presto riapparirà. Con il cucù settete si sviluppa nel bambino curiosità, stupore, divertimento e sorpresa. È un gesto semplice, ma allo stesso tempo molto rilevante per lo sviluppo del bambino, soprattutto nei primi mesi di vita. Il cucù settete, tramandato dalle nostre nonne, ha un importante valore per i più piccoli. Favorisce la percezione della permanenza degli oggetti e delle persone, anche se non si vedono. Permette al bambino di rappresentare il suo mondo anche mentalmente. Traccia una linea di confine tra realtà e finzione, tra ciò che vede e non vede, permettendogli le prime esplorazioni con assenza presenza. I piccoli sono coinvolti e imparano a gestire le proprie grandi ansie, con la possibilità di comprendere che la mamma è lì, continua a esistere anche se nascosta dalle mani. Il gesto del cucù è diventato un gioco ed è stato oggetto di studio in passato da vari psicologi dello sviluppo, proprio perché permette di apprendere il concetto di permanenza di un oggetto, importante nello sviluppo cognitivo del bambino. Il volto della mamma che compare e scompare dietro le mani è un momento di interazione tra madre e bambino, di stupore e spavento e al contempo di gioia improvvisa e di sorpresa. Intorno agli 8-9 mesi il gioco del cucù settete si propone ai bambini nascondendo il volto della mamma dietro un giornale o un foulard e aspettare che sia proprio il bambino ad allungare le manine per accertarsi che dietro quell'ostacolo c'è la sua mamma. Mi raccomando, se il bambino dovesse mettersi a piangere,
perché spaventato dalla vostra assenza, scopritevi il volto immediatamente per non farla angosciare. Quando diventerà più grande, vedrete che il vostro bambino sarà felicissimo di giocare a cucù e la sua risata sarà così esplosiva quando si pronuncerà il... Pensate un po', in un gesto così semplice e banale, legato a nascondersi dietro qualcosa, quanta carica emotiva, interazione sociale, sguardo condiviso, sorriso, gioia, si crea tra adulto e bambino. Noi educatori di prima infanzia utilizziamo il gesto del nascondere e del riapparire per catturare l'attenzione del bambino piccolo e per avvicinarlo a oggetti di crescita come: oh, guarda un libro! Ma ne esistono libri del cucù 7? I libri del cucù iniziano a comparire sin dai primi mesi di vita. Permettono esperienze multisensoriali con uno o due frasi per pagina che l'adulto leggerà, con colore e immagini semplici adeguati all'età. I libri del cucù 7, cosiddetti libri brevi, sono realizzati in morbida stoffa o cartone e richiedono la presenza costante dei genitori. Mantenere il contatto fisico, sentire il calore, l'odore, l'amore e accompagnarlo nella scoperta delle pagine sono tutte attività che il libro stesso propone. Manipolare, toccare, vedere, capire la forma e la consistenza è fondamentale e per questo è importante iniziare la lettura del libro prestissimo. I libri del cucù in commercio in Italia rappresentano il volto umano o soggetti semplici, come animali e oggetti che spariscono e riappaiono a sorpresa. Ma credetemi, nessuno di loro potrà mai eguagliare il semplice amato gioco del volto della mamma coperto dalle mani. E cosa accadrebbe se provaste proprio voi a creare un libro del cucù 7 per il vostro bambino, riproponendo questo gioco? Per fare il libro è necessario procurarsi cartone, forbici, adesivo, colori e colla. All'interno del libro incolleremo la sagoma, del volto che rappresenta la mamma, sotto la sagoma delle mani, dietro una tasca per inserirci delle semplici immagini. Io l'ho già realizzato e vi faccio vedere il mio capolavoro. Ecco qui. Uno, due, cucù, sette tè. Ecco così un cartonato semplice e dal funzionamento intuitivo, con una tasca dove poter inserire delle immagini semplici o dei volti, familiari al bambino. Se dentro la tasca del gioco libro posizioniamo uno specchio, il bambino avrà la possibilità di vedersi, riconoscersi, apparire e scomparire, e il suo gradimento sarà visibile
con un bel sorriso. Semplici gesti che diventano giochi sono di fondamentale importanza fin dai primi mesi di vita per i vostri piccoli e i libri che ne rielaborano il loro contenuto saranno un aiuto prezioso per imparare a diventare grandi. Concludiamo con una frase tratta dal libro di Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin. Libro Fammi Grande. La mamma che scompare e riappare nel giro di un paio di secondi rassicura il piccolo e lo aiuta a capire che le cose, il mondo che lo circonda, ci sono anche quando lui non le vede.